Salve a tutti e ben ritrovati come sempre sul mio canale. Oggi video unboxing in collaborazione con l'azienda Cobiz. Voglio innanzitutto mostrarvi la packing list che era contenuta all'interno del mio pacco con l'elenco di tutti i materiali. Questo è il mio ordine e adesso voglio farvi vedere uno ad uno nel dettaglio di cosa si tratta. Voglio cominciare innanzitutto col mostrarvi queste due meraviglie. Allora, sono due fili, un filo da 6 mm e uno da 8 della stessa pietra. Ho preso entrambe le misure perché vorrei farci qualcosa nello specifico. È una pietra di apatite naturale. È una pietra molto, molto graziosa che dà sul turchese, blu notte, è molto variegata come pietra, non è mai uniforme, non è mai un'unica tinta come potete vedere. È veramente molto, molto particolare, molto bella. Io non la conoscevo, nel senso che non l'ho mai adoperata e la trovo particolare proprio perché a volte è un po' così cristallizzata. Ha delle parti cristallizzate molto molto come vi posso dire, tipo l'acqua marina, così mi ricorda un po' questo effetto. E poi opaca, variegata, una bella pietra. E come vi dicevo, questo filo è di 8 mm e questo è il codice, ve lo mostro prima che poi me ne dimentico. Questo è il codice del prodotto. E questo filo invece è da 6 mm, stessa qualità, stessa bellezza, varia solo la grandezza di questo filo che è appunto da 6 mm, 8 mm e 6 mm. Li metto via dopo, no, li metto via adesso, magari non voglio trattare male le mie pietre. Ok, velocemente, e passo ad un'altra meraviglia. Altra meraviglia, stavolta si tratta di due fili di diaspro naturale. Io amo il diaspro, mi piace un sacco, lo so, non è una pietra luminosa, non è una pietra molto opaca, però questa variazione di colori, proprio questa variazione, scusate, questa gradazione di colori che ha, io mi ci perderei, la guarderei per ore ed ore. Guardate qui. Questa non è una pietra tinta, ma è proprio diaspro naturale. Capita a volte che noi scegliamo delle pietre, è specificato che la pietra è tinta, cioè trattata. Questa è una pietra naturale, cioè tutto quello che voi vedete l'ha realizzato la natura. È un lavoro fatto dalla natura, guardate qui che colori. Sono due fili e voglio realizzarci sicuramente una collana. Wow, guardate. Queste, no, sono veramente bellissime. Vi sto facendo vedere il filo in ogni sua parte. Poi sono veramente fatte bene. La qualità di queste pietre è altissima perché ogni pietra è perfettamente levigata e tonda. Non ci sono delle pietre ammaccate come potete vedere. A volte capita che nei fili un po' così più economici, fra virgolette, troviamo delle pietre che sono un po' fallate. Ecco, queste sono perfettamente integre e sono bellissime, bellissime. Non vedo l'ora di indossare la collana di diaspro perché naturalmente questa collana che farò la terrò tutta per me. L'unico filo di cristalli che ho preso è questo in blu di Prussia. Ve lo mostro e vi faccio vedere lentamente il codice, che sono stata un po' veloce. La misura di questo cristallo è strana perché riportava 2,5, 3, 2,5 per 2,5. Infatti non sono delle rondelle schiacciate come potete vedere, ma sono tondeggianti.
Poi questo blu di Prussia mi piace tantissimo, mi piace particolarmente. Io non amo i toni dell'azzurro, però il blu notte mi piace un sacco. Quindi quando ho visto questo filino, era sul sito a 31 centesimi. È un filo lungo, come potete vedere. Contiene 149 pezzi. 139, scusate. Davvero super conveniente, e l'ho preso ed è l'unica cosa luccicosa del mio pacchetto, perché mi sono dedicata poi, a parte le pietre, a un po' di rifornimento per quanto riguarda minuteria, ai fini naturalmente del tutorial che dovrò eseguire, e anche ho preso qualcos'altro che mi servirà appunto per la realizzazione della collana. Allora, questi sono degli aghetti da 5 centimetri, sono in acciaio inox, e questo è il codice. Il pacco, come potete vedere, contiene 200 pezzi e sono con la testa piccolina. Aspettate che ve la faccio vedere da vicino. A volte mi ritrovo con questi aghetti con la testa piatta che, oddio, quando li metto nelle creazioni, se voglio fare una cosa finale, quella testa è veramente terribile. Invece sono veramente molto raffinate le teste piccoline, guardate, quasi invisibili, e quindi preferisco di gran lunga scegliere qualcosa che sia anche gradevole agli occhi. Quindi ottima qualità per questi aghetti che, vi ripeto, sono in acciaio inox. Confezione da 200 pezzi, nel sito erano oltre 3 euro. Erano anche in saldo quando scelsi questo prodotto, erano 3 euro, quasi 4 se non ricordo male. Comunque nell'info box vi metto tutti i link con il riferimento ai prodotti presi. Altra cosa, sempre in acciaio inox, ma che riporta questa dicitura semplicemente perché sono delle collane. So che il sito utilizza dei codici per la minuteria in riferimento all'acciaio, che sia Stas e Xtas, come noi sappiamo bene, e questo invece per quanto riguarda dei prodotti finiti, per quello che ho potuto capire. Non so se è proprio una teoria. C'è una teoria fondata, ecco, se è una mia opinione, cioè qualcosa che io ho dedotto in base all'esperienza. Allora, queste sono delle collane in acciaio inox, le avevo prese in passato. La catenina è quella sottile, 2 per 1 mm. La lunghezza è 50 centimetri, quindi. Questo è il codice, ve lo rimostro. Io mi trovo bene con questo tipo di collane già pronte e mi trovo bene con la qualità di queste collane, anche se mi piacerebbe prendere qualche volta anche la bobina, visto che comunque utilizzo largamente le catenine in acciaio inox. Altro prodotto, ho svoltato la camera, scusate. Altro prodotto che consiglio e straconsiglio. Allora, cosa rimane da farvi vedere? Sì, catenina in alluminio. Quantitativo di questa catenina è 5 metri. 5 metri. Non ricordo adesso il prezzo, vi lascerò il link nell'info box. Comunque non arriva nella bobina, arriva così tutta ingarbugliata, però la qualità di questa catenina è particolare. Io mi trovo bene sempre con questa, la utilizzo tanto. Ultimamente ne avevo preso un quantitativo, però era arrivata giallo oro, un giallo molto, che uso molto scuro. Questa, nello specifico, quindi questo codice che troverete nel link, corrisponde a questa maglia di catenina nella colorazione oro chiaro. Mi stavo impaperando perché cosa c'entra questo tipo di catenina? È questa la catenina, cioè l'ho presa ultimamente, sì, è vero, quindi la stessa catenina che ho preso ultimamente, però stavolta nella colorazione giallo oro chiaro, scusate.
Il diametro è sempre 7 mm per 5x6, 7x6 dell'occhiellino, e io la impiego veramente per tantissimi usi. Non la uso solo come catenina, ma la uso spesso e volentieri come separatore fra pietre, quindi confezionando gli orecchini assemblati oppure per le collane assemblate, io utilizzo spesso queste maglie. Stavolta ho voluto provare questi link. Sono 5 connettori per, come si chiamano, gli orecchini, ah, mi vengono, chandelier, o per altro uso naturalmente. Sono in lega, questo è il codice del prodotto e la confezione contiene 5 pezzi. Sono rimasta veramente incantata quando ho toccato con mano questa meraviglia perché è fatta veramente benissimo. È una lega tutta martellata con questo effetto e tutti questi fori serviranno quindi appunto per mettere qualcosa di pendente. Graziosissimi, graziosissimi. Il retro non è rifinito come la parte anteriore, ma è così. Comunque molto molto bello anche questo. Mi dispiace che ho preso solo 5 pezzi. Vi rifaccio vedere il codice. Metto via. Ultima cosa da mostrarvi è questa bobina di filo sintetico in poliestere, come potete vedere, adattissima per confezionare collane. Quindi questo è il codice del prodotto, il filo è spesso 1 mm. Dato che io avevo intenzione di utilizzarlo, cosa è volato via? Avevo intenzione di utilizzarlo con le pietre, ho deciso di prendere un filo dalla consistenza più importante. Guardate qui, ho scelto questo grigio scuro. Perché nel caso volessi realizzare collane con la tecnica del nodino, avrei l'intenzione, ma non so se alla fine sarò ispirata a quello, questo colore si sposerebbe bene sia col diaspro e sia con l'apatite. Quindi questo rotolo è immenso, come potete vedere. Quantità sarà un 100 metri, non ricordo. Vi metto tutto specificato nell'info box sicuramente. Questo è l'ultimo prodotto per quanto riguarda questa carrellata vi rimando sicuramente al prossimo video tutorial con Cobiz. Nel frattempo vi abbraccio e vi auguro una buona giornata. Ciao!